pensavo, ma perché dobbiamo interrompere la nostra bellissima storia d'amore? Cioè, alla fine io sto benissimo. No, sto buono. Aspetta che ti appoggio un attimo lì. Avanti il prossimo. Mi dica, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, la felicità di vivere. Cosa siamo qua? Dai, cosa no, non è che mi ha chiamato, mi ha detto fa l'esame, poi dopo viene da me. Sì, allora lei mi chiama impanicato. Oddio, sono svenuto. Cosa c'è? Cosa è successo? Io sono svenuto. Io l'ho portata la cartella, ma mi lega che quando devo. Ciao, amore, sono gli esami del sangue che gli ho chiesto? Sì. Sì? Sì. Non sono di 9 anni fa. No, no, sono gli esami. Sì, sì, sono. Dai, mi dica quando devo morire almeno. Capisco. Mi faccia capire pure a me però. Ok, questo l'ho capito, ma allora. Il problema è enorme. Sì. Ma. Beh, deve capire. Sì, qui c'è scritto. Hai il colesterolo totale a 307 mg al deciso. Ed è grave la cosa. Sì, è grave. Praticamente il colesterolo LDL a 222 mg al deciso. Sa cosa significa questo? Che è tanta cosa. È un diabete. Sì, quello l'ho capito anch'io. Allora, se l'ha capito non viene qua. No, a farmi perdere tempo, sì. Lei è il dottore. No. E allora stia zitto, ok? Lei si deve fare curare, io sono qui per curare. E avanti mi curi però. Voglio la cura, allora. Visto che qua i trigliceridi sono alle stelle. I trigliceridi e basta. E basta, no, e sì, anche il colesterolo però. Lei sa che cosa fa? Prende 2 bicchieri di alcol al giorno. 2 bicchieri di alcol, sì. Non divento un alcolizzato, si cavola. No, no, tranquillo, è sano. Poi lo diluisce, ovviamente, con un po' di cotone. Sì. Lo devo scotonare. Scotona così e poi lo mette in un bicchiere in questo modo. E lo mescolo con un cucchiaio, una forchetta, qualsiasi cosa si trova. Con una forchetta così magari da rendere più pungente. Sì, un coltello così che magari. Sì, magari la cura già me la sono già fatta. Esatto. Poi in pratica, con delle pizze. Si massaggia un po' delle tonsille. Ma questa cosa qua è sicura? È sicurissima, se si non mi faccio fuori. Non si fora niente, è ergonomica, lo vede? Sì, è ergonomicissima. Ergonomica. Punta arrotondate. Per far uscire il colesterolo che c'è nel sangue. Io mi fido. Lei si fida. Questa è una cosa mi sembra poco approvata, però. No. Va bene. Io mi fido di lei, ecco. Bene, perché sono un dottore. Sì. Sì. Allora, poi alla fine. Ah, la siringa. La siringa è la tattica. La praticamente lei prende un po' di insulina. Ti devo far pure insultare dall'insulina? No, si deve far insolare dall'insulina. Si scotta. Se no si chiama insultina, no? Insulina. Cosa devo fare con questa. Praticamente lei si prende la siringa e il culetto. Per un po' di schiaffi e bam! Difficile poi sarà tirarla fuori, però. No, tranquillo, è ergonomica pure questa. Se ha diabete sicuramente farà schifo la sua alimentazione, che cosa mangia? E allora, al mattino, pomeriggio o sera? In generale, un po' di giornata, vi faccio un po' di link. Cioè. Allora, la mattina, presente quei bei cornettozzi pieni di crema, con 4 kg di crema dentro. Proprio perché tu li prendi, li metti sulla bilancia, e proprio la bilancia si deforma per quanta crema c'è dentro. Tu li apri che ti esce proprio. Eh? Sì. Sì. Io quelli tutti i giorni, tutte le mattine. Tutti i giorni. Poi lasagna, matriciana, parmigiana. Però questo nell'arco di una settimana. Allora, nell'arco di tutti i giorni. Sì, una settimana. Una settimana. Sì, sì. Guarda, non so se vuole sentirsi un porco, fare il porco, perché non ho capito bene allora. No, ma io voglio guarire, Lei vuole guarire, allora sa che cosa fa? Prende l'alcol. Come ha fatto prima? Allora, intanto questo qui. Mi serve a riflettere quanto faccio schifo in questo momento. Sì. Questo lo prende 8 giorni alla settimana per 7 anni. Ok. L'alcol ovviamente ha capito come si fa. Sì, sì. Ecco bene. E. Niente. Massaggio tutto, niente. Sì. Ci rivediamo fra 3 mesi, se non muore tra 2 settimane. No, beh, quello è poco ma sicuro che. No, è perché poi bisogna rivedere la cura se non muore tra 2 settimane. No, perché sarà anche difficile se effettivamente dopo essermi scolato tanto non c'è il rischio, no? Sono 7 volte al giorno, cioè. 8 giorni alla settimana, più 7 giorni. Sì, sì, sì.
7 anni. Sì. 7 volte al giorno. Ok? Ci rivediamo tra 3 mesi se non. Perfetto. Comunque c'è tutto. Nel caso vede la lapide l'hai invitato. Ok. Sì, il mortuario. Non ci sarà nessuno tanto. Stia tranquillo che io ci sarò. Sarò lì a ridere. Va bene. Arrivederla. Mi stia bene. Che palle. Poi quello che ho lato. Adesso anche io a bere, che però è buona questa. No, comunque devo smettere di mangiare San Marco. No, non mangerò più un cacchio adesso. Però quasi quasi, cioè, vedo il fondo. Devo andare a fondo a questa cosa, quindi. No, dai. Via. Basta, eh? Ma sì, dai. Tanto. Ma alla fine non è che, cioè c'era lì una tacchetta col ferro, ma poi o no. Non ce n'è ancora un paio dati.